Boker Orbom 5 ad Arkham, Salenu 15 marzo. Auguri ai miei due fratelli Yosef e Edi, che oggi in data civile entrambi compiono gli anni con qualche annetto di differenza. Baruch Hashem, 15 marzo. E 5 Adar, la lezione oggi la dedico con tutto cuore a mia mamma, Shetie Bria, Bechole Varia, Brigittea, Bekufa, Wenafsha, Amen, Kene, Razzon, Refua, Shlema, Umushlemet, Lerachel, Batazisa. E parto appunto subito con la Tzedakah, Refua, Shlema, dunque a mia mamma, Zivuk Tov, Misherash, Nishmato, Le, Gidon, Ben, Rivka, Vele, ורפואה שלמה מושלמת לכל החולים וביניהם רוזה בת תמר, צ'אור בני אפופוביטו, נחמה מיכלה בת דבורה, נחמה דינה בת שרה, אני בת גניה ובעלה יהושע. Un attimo, banda a te. רפואה שלמה. לעילוי נשמת כל הנרצחים, על קידוש השם, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, יהי זכרם ברוך, נשמתם בגנזי מרומים. השם ייקום דמם, גברים, נשים וטף, שחירפו נפשם על קידוש השם, חיילים ושוטרים. לעילוי נשמת אבי מורי רבי יהושע בן עזרא, נשמת מרן רחל ויהושע. גאולה פרטית, גאולה כללית, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשך לעבד, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשך לעבד, ויוניון הפרוטיקרי. Tutte le brachot e la tzedakah, comunque partiamo subito con la tzedakah, come si dice, partiamo con la mitzvah più forte in assoluto che abbiamo, come abbiamo spiegato più volte, e voilà la yom yom. Allora, tenetevi forte. Studiare il Talmud, vi dice qualcosa che ogni giorno nel Rashi, nel Tanya si riporta il Talmud. Allora, studiare il Talmud e tutte le opere connesse, da un lato, poi c'è la Chassidut dall'altro, c'è la Vodà stessa, cioè che è il servizio divino. Tutto ciò, Talmud, Avodà, sono fondamentali. Non solo, dice il Rebbe, che non si può pensare che uno prenda il posto dell'altro, io dico studio solo Talmud e zero Chassidut, o solo Chassidut e, no, e via dicendo, o non una Vodà. No, assolutamente. E c'è un rapporto simbiotico dove appunto questi tre pilastri si potenziano. E come è scritto nella Mishnah, che una persona ignorante non può essere un Hasid, nel senso che uno per poter essere Hasid, per poter servire Hashem come Dio comanda, appunto, cioè, necessita una minimo di base di Torah. Dunque lo studio appunto del Talmud e dell'Halakha è strettamente necessario. Poi passiamo però al Hasid. Allora, chi è un Hasid che viene definito Hasid? Colui che si comporta con devozione verso Kadosh Baruch Hu. Perciò è necessario anche lo studio di Hasidut. Poi lo scopo finale di tutti questi tipi di studio, dunque Torah, Talmud, Chassidut, lo scopo finale è la Avodah. Dunque, questo servizio divino, questo sforzo intellettuale, morale e emotivo a tutti i livelli. Detto ciò, vediamolo nel testo. Ci siamo velocemente, siamo a pagina 71 della Yom Yom. Limud Hanigle, Limud Hassidut, Vavoda Pepoa, Kulam Kehad Mukhrachim Hem. Dunque, Torah, Talmud, Hassidut e Avoda. Velozu Bilvad, de Eno Shayach Lomar, Shayachad Itche Uyud Che Mipne Chavero, e la Adraba, Hem Mesayim Zelaze, Uke Ma'amar Velo Amar Etz Hassid, Shetzarich Liot Limud Hanigla. Eizu Hassid. המתחסד עם קונו, שצריך להיות לימוד החסידות ותכלית הלימוד הלא הוא העבודה בפועל. Detto ciò, passiamo al Humash. Allora, oggi abbiamo questi giorni, abbiamo breve perché abbiamo solo Pikudè che quando non è Shabbat, Shanah Meuberet sono insieme, quest'anno essendo Shanah Meuberet, dunque sono separati, dunque molto più breve.
Dunque siamo alla sesta chiamata, capitolo 40, passù 17, fino a passù 28. Ok, vai, vai Rachel. Un attimo, aspettate che vedo. Ok, sì. Avvenne che il primo giorno del primo mese del secondo anno fu eretto il Miskan. Allora, cosa vediamo qua? Che abbiamo molto parlato delle offerte per il Beta Mishkan, della costruzione effettiva del Beta Midash, del Mishkan, pardon, io sono già Beta Midash, del Mishkan, e finalmente abbiamo il Mishkan che viene eretto. Quando? Primo mese, quando nella Torah si parla di primo mese, si riferisce sempre al mese di Nisan, non a Tishrei, e secondo anno dall'uscita dall'Egitto. Dunque, in Nisan, ovviamente, come ben sappiamo, siamo usciti dall'Egitto. Dunque, il Rosh Chodesh Nisan dell'anno dopo l'uscita dall'Egitto abbiamo il Mishkan che viene finalmente eretto. Ok, poi abbiamo Mosè che vai fino a 20. Mosè eresse Mishkan, collocò i suoi supporti, dispose le sue assi, mise le sue traverse e rizzò i suoi pilastri con la miracolosa assistenza divina, considerato il peso delle assi. Distese i pannelli di pelo di capra a formare la tenda sopra il Mishkan, al di sopra di questa pose la copertura della tenda, come Hashem aveva ordinato a Mosè. Bravissima. Allora, abbiamo dunque Mosè che erige il Mishkan, ma non da solo, come abbiamo visto ieri sera nel corso e l'altro giorno che vi ho ricordato, che ci voleva non solo l'ausilio di HaKadosh Baruch Hu, ma molto di più, proprio il miracolo, perché Mosè solo toccava le assi e questi si rizzavano, e, anche perché umanamente appunto non era fattibile. Ieri abbiamo poi approfondito questo concetto molto importante. Allora, vediamolo nella Shona Kodesh. Vahi b'chodesh harishon, b'shana hashenit, b'echad l'chodesh, hukam ha-mishkan. Vayekem Moshe et ha-mishkan, vayiten et adanav, vayasem et krashav, vayiten et brichav, vayakem et amudav, vayifros et ha-oel al ha-mishkan, vayasem et mikseh ha-oel alav milmala, kasher tziva Adonai et Moshe. Da 20 a 24 sentiamo René, vai René. Ci sei, cara? Ciao, Shilat, carissima, Boker Tov. Puoi leggere? Dal Vai, intanto 19, René. dal 19, Ciao. no? No, dal 20, pagina Dal 411. 19. No, 20, 20 René, 19 l'abbiamo già letto. Allora, poi Siamo alla vede. sistemazione della Ron e del Shulchan Lechem Apanim, ok? Allora. Dell'arca e del tavolo dei pani. Poi prese le tavole della testimonianza e le pose dentro l'arca, mise le stanghe all'arca e collocò il coperchio sull'arca. Introdusse quindi l'arca nel Mishkan, sistemò la cortina di separazione e con essa coprì l'arca della testimonianza come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Nella tenda del convegno collocò pure il tavolo dei pani dal lato nord del Mishkan al di fuori della cortina sopra vi dispose in ordine il pane davanti all'Eterno, così come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Dunque, grazie Poi mille René. No, no, fermati qua, René, un attimo. Allora, abbiamo Mosè che erige il Mishkan, dunque i supporti, le assi, le traverse, i pilastri, tutto con questa miracolosa assistenza di Hashem, i pannelli di pelo per la tenda e la copertura appunto della tenda.
Poi, questo che ci ha detto Rachel, René invece ci ha parlato delle tavole della testimonianza. Un attimo, sì, e tra il dubbio della testimonianza, perché testimonianza del nostro legame con Akadosh Baruch Hu, e che Hashem anche ci aveva perdonato, vi ricordate, insomma, tutte le spiegazioni. Poi avevo la cortina di separazione e nella tenda abbiamo anche il Shulchan Echamar Panim, dunque questi pani, questo tavolo dei pani con i pani. Allora, per quelle che sono aggregate nel frattempo, ho fatto la sintesi. Allora, leggiamo da 20 a 24. Vaikach, vaiten et el Ha'aron, vayasem et abadim al Ha'aron, vayten et haoret al Ha'aron mimala, vayave et Ha'aron el ha-mishkan, vayasem et roch et ha-massach, vayaseh al Aron ha-edut, kasher tziva Adonai et Moshe, vayten et ha-shulchan be'oel moed, al yerech ha-mishkan mechutz la'aron, vayaroch alav erech lechem lifnei Adonai, kasher tziva Adonai et Moshe. Poi passiamo, concludiamo oggi con la menorah e il Mizbeach HaZa'av, che sarebbe l'altare dell'incenso. Allora, come dicevo, passiamo alla menorah. Poi mise la menorah, sempre nella tenda del convegno, dirimpetto al tavolo dei pani, lato sud del Mishkan, e fece ardere i lumi davanti a Hashem, come Hashem aveva ordinato a Mosè. Vayassem et ha-menorah be'ohel moed, nochach ha-shulchan al yerech ha-shulchan negba, vayala nerot, lifnei Adonai kasher tziva Adonai Moshe. E concludiamo nella tenda poi del convegno, mise l'altare d'oro, Mizbeach HaZahav, davanti alla cortina, su di esso sera e mattina bruciò l'incenso aromatico, come Hashem aveva ordinato a Moshe. Vayassem Chavav 26, vayassem et Mizbeach HaZahav be'ol moed, lifnei parochet, vayekter alav tor etzamim kasher tziva Adonai Moshe. Domani leggeremo di come appunto Moshe mise la cortina e l'altare, poi la conca di rame, la sistemazione del cortile e finalmente la parasha si conclude con la nube che ricopre il Mishkan, segno della presenza divina, che era lo scopo ultimo ovviamente di tutta questa costruzione, perché dal momento che la Shekhinah si è posata sul Mishkan era segno che tutto il lavoro è stato attuato appunto come Dio comanda, e soprattutto che lo scopo, come abbiamo visto altre volte, della costruzione del Mishkan nel deserto era per donare questo peccato capitale del vitello d'oro. E dunque, quando Hashem appunto si è presentato sul Mishkan, era segno che il popolo è stato perdonato. Questo per quanto riguarda. E il dunque, i psukim anche di domani. E, un attimo, volevo dire una cosa. Ok, vabbè, questo lo ritroveremo anche avanti, va bene. Comunque, e facciamo casa a casa, venitrasek, lo sapete, lo faremo anche al tempio domani quando si conclude un chumash. Allora si pronuncia questa formula di un attimo, aspetto Miriam per dire Chazak, Chazak ben Chazek. Concluso il libro di Shemot. Bravissime, fantastiche ragazze. Dunque, secondo libro che abbiamo concluso in questo nostro terzo ciclo di studi giornalieri, annuali giornalieri. E passiamo al capitolo 35 del Tanya, siamo a pagina 87, pagina Memdalet. Dall'alto contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, decima riga dall'alto, prima parola, Vehu Behagde. Ci siete ragazze? Ok, tutte col Tanya. Abbiamo detto un secondo che a me. Un attimo, ragazze. Ok. Dunque, 5 Adar Bet. Ok. Allora, ieri vi ricordate, abbiamo partiti dal capitolo, abbiamo parlato di questo Pasuk in Devarim,
che ricorda l'importanza, no? Dvarim 30:14, questa cosa, cioè la Torah, non ti è molto vicina, è nella tua bocca, nel tuo cuore, perché tu possa eseguirla, dunque per farla, per eseguirla. E ieri sono partiti proprio da questi termini, per farlo, per eseguirlo, e qui abbiamo, diciamo, questo Pere, che il Balatanya cerca di spiegarci qual è lo scopo della creazione dei Benonim. Se tutta la vita si danno corpo e anima per non attuare neanche un peccato, né a livello di pensiero, parola e azione, però non possono veramente di fatto annullare, annientare di Yetzer hara, la Sitra Achra, che si trova nella parte sinistra del cuore, allora cosa ci stanno a fare? Perché, cioè nel senso, allora perché, diciamo, domanda, sarebbero discese queste anime in questo mondo, che in realtà è, come dire, per penare invano, io non voglio. E allora dice no, perché il fatto che è vero che non si riesce ad annientare, per quello deve essere tzaddik, dunque avere una neshama particolare, eccetera, eccetera, però il fatto che noi creiamo ognuno il suo mishkan, cioè, come abbiamo detto, nel nostro corpo, nella nostra anima, nella nostra dimora, nella nostra vita, e allora questo porta conforto e rallegra il cuore. Tutto questo appunto tramite lo studio della Torah e Mitzvot. E riporta oggi lo Zohar, la Kabbalah, il commento dell'Yenuka nella Kabbalah, a proposito del Pasuk in Ecclesiaste, capitolo 2, Pasuk 14, l'uomo saggio ha gli occhi nel capo. No, perché gli altri dove ce li hanno, mi direte. E adesso vediamo appunto di capire cosa intende. Infatti, in quale altro luogo potrebbero essere gli occhi di un uomo? E come chiede la Dmurasakhe, ma ovviamente l'interpretazione di questo Pasuk è la seguente, cioè che ci è stato insegnato che l'uomo non deve camminare 4 cubiti a capo scoperto, no? Quello che oggi gli uomini mettono la kippah, perché la cioè, di noi, direte noi donne, no, perché noi non abbiamo bisogno, comunque, parlando degli uomini, e perché proprio non si può, perché il capo deve essere coperto, attenzione, perché a proposito di Shekhinah, che abbiamo appena visto, presenza divina sul Mishkan, anche qui la Shekhinah, dov'è che sposa? Un attimo, riprendo. Adesso mi sentite, sì? Allora, abbiamo posto la domanda. A proposito del Passuk in Ecclesiaste, Passuk 14, capitolo 2, l'uomo saggio ha gli occhi nel capo, in quanto l'uomo chiede il Balatà. L'interpretazione di questo Passuk è la seguente: che ci è stato insegnato appunto come deve camminare 4 cubiti a capo scoperto, e qual è il motivo, la ragione di ciò? Perché appunto la Shekhinah si posa sopra il capo della persona, e gli occhi di un saggio, di un Chacham, che possiede, sono nel suo capo, cioè in lui. E dunque, che in Hashem, che si posa e dimora appunto sopra il proprio capo. Se la persona ha lì gli occhi, in che senso? Deve sapere che la luce che arde appunto sopra il suo capo ha bisogno di olio, come qualsiasi luce. E visto che il corpo dell'uomo è come un lucignolo, la luce si accende dunque sopra di lui. Ieri abbiamo parlato di Shlomo Amelech nell'Haftarah di Pikudeh, allora anche oggi vediamo, si ricorda Shlomo Amelech, Salomone, che gridava, sempre in Ecclesiaste, questa volta capitolo 9, passo 8, fa che non manchi l'olio sopra il tuo capo. In che senso? Perché la lampada, appunto, sopra il capo dell'uomo deve avere olio. Mi direte di quale olio si riferisce? Ovviamente delle buone azioni. E questo anche il senso della frase che dice, appunto, come abbiamo detto, l'uomo saggio ha gli occhi nel capo. Qui finisce la citazione. E un attimo, volevo. Fatemi un secondo controllare una cosa. Ok.
Ok, no, volevo, vabbè, ma non abbiamo tempo, no, avrei voluto, vabbè. Vabbè, ci fermiamo qua intanto e vi leggo velocemente le parole del Tania, cioè chi può leggere come ovviamente ancora meglio. Allora. Vehubegden lashona yinuka bazoar parashat Balak al pasuk achacham einav beroshot. Vechi ben atar inui varnash kule ela kra hachihu vadai detanan lo yach barnashe vigiluye דרשע ארבע אמות, מאי תמה, דשכינתה שריעה לרשע, וכל חמקם אינו הו ומילוי ברשע, אינון בהאות דשריעה וקיימה רשע, וכד עינוי תמן, לנודע דהאו נהורה דאדליקה רשע, אצטרך למשכה בגין דגופה דברנש, אי ופתילה, ונהורה אדליק לאלה ושלמה מלכה צבא. שלמה מלכת של שלמה המלך, צבח ואמר, ושמן על ראשך אל יחסר, דהא נאורה דבראשו אצטרך למשכה, והנון אובדן טבען, ועל דרך החמה אינה בראשו, עד כאן לשונו. Se vi siete posti la domanda come ma questo ebraico era un po' strano, infatti non era ebraico, era aramaico, che ogni tanto si riportano appunto i testi come vengono scritti nell'originale, spesso appunto è l'aramaico, dunque per chi non è riuscita a ritrovarsi tranquilli. Assiri Kodesh Rossella, perché ormai noi dobbiamo essere Ciao, ormai sempre buongiorno. dieci, e non ha ancora capito. E Rossella, ho messo Zedaka. Ah, aiuto, scusate. Graziella, il tuo orologio, lei sa cosa intendo. Mi cado. Allora, scusatemi, riprendo che qui mi spaccano le cose intorno. E allora, dicevo, un minuto, riprendo un secondo, datemi un secondo. Allora, dicevo che prima abbiamo messo la tzedakah e ho fatto refuah shlemah anche a Tatiana Batvanda e Nachum Shtibria bechol evareh v'gidea b'gufa u'benafsha. Amen, che ni razzò. E passale un abbraccio forte da parte tutte noi, e refuah shlemah umushlemet. Ma come dicevo, ormai dobbiamo essere in 10, la domanda chi è la Siri Kodesh? Allora, oggi la Siri Kodesh era Rossella. Fantastica. René, sei pronta? Che siamo tutte orecchie? Togli il muto, se no non ti sentiamo. Un attimo. Allora, e come diceva la nostra compagna indifferita, dice da Milano la connessione non è il massimo, infatti, a quanto pare in Israele era migliore. Comunque, allora, mi sentite? Sì? Ok. Oggi vado avanti col mi sentite. Allora, abbiamo detto oggi siamo il 5 di Adarbete, dunque, bellissima. Importante data. Un attimo perché? Avevo il muto, oggi Lo ne so, lo abbiamo so. Ti cinque. ho detto, leva il muto, se non ti Cinque. sentiamo. Ora mi sentite? Adesso sì, vai. Va bene. Allora, ora abbiamo cinque di Adarshenia, andiamo dal Perek 29 a 34 compreso. Fantastica, e vai. Allora. Chi mi legge in italiano oggi il Teilim? Miriam, ci sei? Che poi qualsiasi, Miriam, Shilat e company, Vabbè, chi si presenta? Se no, mi lancio io intanto. No, ecco, piacere a sentirti, ovviamente. Va bene, tranquilla, tranquilla, Miriam. E voilà. Allora, siamo al Salmo 29. Che cantiamo adesso tutti insieme, che David formulava voti per ringraziare e anche dedicato al prossimo salmo che sarà dedicato all'inaugurazione del Beit HaMikdash. Noi abbiamo visto oggi.
Mi sentite? Mannaggia. Allora, abbiamo parlato di inaugurazione del Mishkan, visto che sera ci siamo preparate per l'Haftarah di domani, dove si parla dell'inaugurazione del primo Betamigdash, e nel capitolo appunto 30 abbiamo questa inaugurazione, questo diciamo, che precede l'introduzione all'inaugurazione per legare. Allora, lo leggo io in italiano perché visto che lo cantiamo tutti i Shabbat, tutte le feste, quando appunto Sì. facciamo uscire il Sefer Torah. E ecco, dunque, salmo di David, così capiamo bene quello che cantiamo. Riconoscete ad Hashem, offrizione famosa, riconoscete ad Hashem gloria e potenza. Riconoscete ad Hashem l'onore dovuto al suo nome, prostratevi ad Hashem con sacra riverenza. La voce di Hashem si posa sull'acqua, il Dio della gloria tuona. Hashem è sull'immenso oceano. La voce di Hashem si fa sentire con forza. La voce di Hashem si fa sentire con maestà. La voce di Hashem spezza i cedri. Hashem schianta i cedri del Libano, li fa saltare come vitelli, il Libano, il Sirion come giovani bufali. La voce di Hashem fa sprigionare fiamme di fuoco, la voce di Hashem fa tremare il deserto, Hashem fa tremare il deserto di Kadesh, la voce di Hashem impaurisce le cerve, Hashem rende spoglie le foreste, mentre nel suo santuario tutto invoca gloria ad Hashem. Hashem sedeva al tempo del diluvio, Hashem siede come re in eterno. Hashem darà potenza al suo popolo e benedirà il suo popolo con la pace. Amen, amen, ve amen. E tutti insieme. Mizmor le David, David, avu l'Adonai, ve avu, avu, l'Adonai, kevod shemo ishtachavu l'Adonai behadrat kodesh, kol Adonai, avu, kevod shemo ishtachavu l'Adonai, כל אדוני שובר ארזים, וישתבח אדוני ארזי הלבנון. לעבוד אש כל אדוני יחיד בת יחיל אדוני בת קודש כל אדוני יחולל איילות ויחס ויערות ובהי חלות ובקלו לו עומק רבות אדוני למבול ישר, וישב אדוני, ולחלום אדוני אז לבוא אתן אדוני יברך את עמו בשלום את עמו בשלום. Io ho le lacrime perché mi sono emozionata a sentirvi, Grazie. parte di voi sentirvi, altri vi vedo che cantate e mi sono emozionata. Bellissimo che queste parole che abbiamo letto prima in italiano e adesso abbiamo cantato tutte insieme, che possiamo presto cantare l'inno per Mashiach, che è la shir, il Shir nuovo, Shir Hadash, Amen Keni Ratzon. E arriviamo alla Hanukkah Bayit, 25 di Kislev, che poi dopo abbiamo la cantata
abbiamo Hanukkah, abbiamo l'inaugurazione del Mishkan, l'inaugurazione del Betamikdash, che infatti questo canto è stato scritto per l'inaugurazione del Betamikdash, è dedicato anche alle nuove occasioni come la benedizione su una primizia, l'inaugurazione di una casa, amen per tutte noi. È una preghiera per invocare il successo, per esprimere un ringraziamento. E questo poi viene letto per iniziare le preghiere del mattino, Beta Knesset, che è, come sappiamo, Beta Knesset, un piccolo Beta Migdash, dove le nostre preghiere sostituiscono le Korbanot. Stamattina vi ho mandato la Kedushah, la Birkat Kohanim, dal Beta Knesset. E chi poi portava Shavuot, le ceste di primizie, era colto dal coro dei Leviim che cantavano appunto questo salmo, che era accompagnato da strumenti musicali suonati a ogni lato del Betamigdash, suoni e su ogni grande roccia di Gerusalemme. Mismor Shir Hanukkah Tabar Arromimcha Adonai Kidilitani Velosimachta Oivaili Adonai Elohai Shivati Elecha Vatir Pei. Adonai, he elita min sh'ol nafshi, chitan lior dibor. Zamru l'Adonai chassidav ehudu, ezecher kodsho. René, se ti metti in muto, Sì, lo so, lo so. un minuto, aspettiamo René che mette il muto perché Aspetta, sta. Oggi, mamma mia, signore. Tranquilla, tranquilla. Ti aspetti. Mamma mia, non so cosa è successo. Senti, chiudo. Ecco. Scusate, Forse, ecco. ma oggi ho usato il telefonino Allora, sai perché, cosa? scusate, ho dato il telefonino, ma poi non c'era la fotocamera, allora sono andata Però, però sei in viva voce in entrambi, sia nel telefonino che nel computer. com'è? Allora, o spegni l'uno o spegni l'altro e poi ti Sì, ricolleghi. ho già spento il telefonino, ho già spento perché ho potuto far funzionare il Ok, computer. allora va bene. Allora metti solo in mute anche adesso, carissima, così sono Ora va contenta. bene. Ora va bene, no? Sì, allora solo No, metti in muto, cara. era provare a mettere in muto. Come? Ora va Devi bene, mettere in muto, René, perché se c'è un rumore. mi sentite? Sì, Sì? adesso ci siamo. Solo se non metti in muto, io poi non posso leggere ad alta voce perché c'è. Che cosa? No, Un'interferenza. ma io ho già spento il telefonino. Sì, però adesso dal computer mettiti in muto, René. Ah sì, ok. Ecco, voilà. Fantastica, ci siamo. Riprendo, Salmo 30, Passuk 6. Chi rega beappo, chaim birzono, da ere vialin behi, ve la boke, rina. Va ani amarti, ve shalvi, bal emot le olam. Adonai birzon cha he emad tale hareri oz, Istarta faneha, hayiti nivhal. Elech Adonai ekra, ve'el Adonai etchanan, ma beza medami, beredeti eshacha. Hayudcha afa, hayagid amtecha. Shma Adonai, vechoneni. Adonai, heye ozer li. Hafachta mispedi lemacholi, pitachta sakki, vateazreni simcha. Lema'an yezamercha chavod. ולא ידום, אדוני אלוהי, לעולם מודקה. סלמו 31, ל"ד. למנצח מזמור לדוד. בך אדוני חסיתי, על אבושה לעולם. בצדקתך פלטני. הטה אלי אוזנך, מהרה הצילני. היי לסור מעוז, לבית מצודו, להושיעי. כי סלעי ומצודתי אתה. ולמען שמך תנחני ותנהלני. תוציאני מרשת זו תמנו לי, כי אתה מעוזי. בידך אפקיד רוחי, פדית אותי אדוני,
El Emet. Saneti Hashomrim Havleshav Vaani El Adonai Patachti. Agila Ve'esmecha Bechasdecha Asher Ra'ita Et Oni Yadata Betzarot Nafshi Velo Isgartani Beyad Oyev He'emadta Vamerchav Raglai Chonneni Adonai Ki Tzarli Ashesha Vecha'as Eni Nafshi Uvitni כי חלו ויגון חיי, ושנותיי באנחה, כשל בעווני כוחי בעצמיי אששו. מכל צורריי הייתי חרפה, ולשכניי מאוד, ופחד למיודעיי, רואיי בחוץ נדדו ממני. נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד, כי שמעתי דיבת רבים, מגור מסביב ביבסתם יחד עלי לקחת זמם. ואני, עליך בטחתי, אדוני, אמרתי, אלוהי אתה. בידך עיתותי, הצילני מיד אויביי ומרודפיי. Proprio stamattina al tempio uno diceva, ma ci odiano proprio tutti. Allora dicevo, sì, in effetti, da quando il mondo è mondo, c'è Halakha e Chazaka che Esav sono Elef Yaakov, c'è Ishmael contro Yitzhak, da quando esistiamo. E tutto questo perché capiamo che abbiamo solo e soltanto HaKadosh Baruch Hu, e come abbiamo appena letto nel Passuk 16, in mano tua Hashem è la mia sorte, liberami dai miei nemici e da chi mi perseguita. Solo tu Hashem puoi farlo. Come abbiamo anche appena visto nel Mishkan, che solo il miracolo di Hashem poteva erigere il Mishkan, e dunque Mosè faceva solo il gesto di erigerlo, ma di fatto si erigeva da solo. Anche noi facciamo il gesto di combattere, cioè i nostri soldati e tutto quello che facciamo da parte nostra, ma quello che abbiamo bisogno essenzialmente è la Shekhinah, è la presenza di Hashem e i suoi miracoli. Amen, amen, prestissimo. E Hashem, a proposito, protegga uno a uno i nostri soldati, che riporti i nostri ostaggi uno a uno, sani e salvi, di mente e di corpo, amen che ne razzò. Adonai al evosha kikraticha, yevoshu reshaim, idmul ishol, te allam nasif teshaker, hadovrot al tzadik attak begava vavuz. Marav tufcha, asher tzafanta lirecha, paalta lachosim bach, neged bne adam, tastirem beseter panecha, מרוכסי איש תצפנם בסוכה, מריב לשונו. ברוך אדוני, כי הפלי חסדו לי בעיר מצור. ואני אמרתי וחובזי, נגרסתי מנגד עיניך, אכן שמעת קול תחנוני בשבעי אליך. הבו את אדוני כל חסידיו, אמונים נוצר אדוני, ומשלם על יתר עושי גבה. חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לאדוני. Siate forti e coraggiosi, e coraggioso sia il vostro cuore, voi tutti che sperate in Hashem. Salmo 32, cuore, lev. David esalta la gioia, la virtù dell'autentico pentimento. Si dovrebbe essere in grado di apprezzare la sofferenza, la disgrazia che Hashem manda per aiutare l'uomo in realtà a raggiungere questa condizione spirituale che è definita teshuvah. E il più alto grado di purità e di perdono si raggiunge, come tutte ben sappiamo, nel giorno più sacro dell'anno, ossia Yom Kippur. E qui abbiamo il profeta Natan che aveva annunciato a David che Hashem aveva perdonato la sua prevaricazione con Batsheba e il giorno di Yom Kippur. Per questo Gaon Divina ha indicato questo salmo come il canto dedicato al giorno di Yom Kippur e dunque al pentimento. Vedavi, maschi, asherei nessui pesha che sui chata, asherei adam lo yashova donai lo von en cuore mia, chi hechti balua mai shagati kolayom, chi non vai la tichbad ala yadecha, ne pach le shadi becharvone kaitzela, chatoti chatati odiacha, vavoni lo fissiti, אמרתי אודה עלי פשעי לאדוני, ואתה נשאת עוון חטאתי זה. זאת על כל חסיד אליך, ואת מצור רע לשטף מים רבים,
storia di terribili non fare sui ministeri aschil oreca vedere su tele yassa alecha al di su fede diplom bal trovelecha rabim machovim la rasha והבוטח באדוני, חסד יסובבנו. שמחו באדוני וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב. E l'ultimo salmo di oggi, 33, dove abbiamo creato il mondo perché funzionasse appunto secondo leggi esatte, perché ogni forza svolgesse il proprio compito. Questo vale anche ovviamente nella sfera morale, dunque le leggi della natura celano in realtà la presenza di Hashem, infatti. Il nome Elohim ha stesso valore di Hateva, la natura. Chi ne percepisce appunto solo la forma esterna considera spesso il mondo arbitrario e capriccioso, senza giustizia e misericordia. Dunque, dov'è la sfida è proposta, la sfida che è posta all'umanità sta nel riuscire a scorgere l'origine, l'ordine, perdono, interno dettato da Kadosh Baruch. Nessuna persona o nazione può violare i suoi comandamenti impunemente. Solo coloro che esercitano la giustizia e la misericordia di fatto sopravviveranno molto presto con l'avvento di Mashiach Hamet. Ranennuzza di Kim Badonai la Isharim Navatela. Hodula Donai Bechinor, Benevera Sor, Zamrullo, Shirullo Shir Hadash, e Tivu Nagen Bitrua. Dunque abbiamo parlato di questo canto nuovo che canteremo appunto a Mashiach, questo Shir Hadash. Ki Ashar v'Adonai v'chol ma'aseu be'emunah, ohev tzedakah u'mishpat, chesed Adonai mala'aretz, bidvar Adonai shamayim na'asu, uv'ruach piv kol tzeva'am, kones kaned me'hayam, noten be'otzarot tehomot, ir'u me'Adonai kol ha'aretz, mimenu yaguru kol yoshvei tevel, ki hu ama v'yehi, hu tziva v'ya'amu, Adonai hefir atzato goyim, heni machshevot amim, Atzat Adonai le'olam ta'amod machshevot libo le'dor va'dor. Asherei ha'goy asher Adonai Elohav, ha'am bachar lenachalalo. Mishamayim hibit Adonai ra'a et kol bnei adam. Mimchon shivtu ishgiach el kol yoshvei ha'aretz. Hayotzer yachad libam, ha'mevin el kol ma'asehem. Ein ha'melech nosha berov chai, gibor lo inatzel berov koach. Sheker asus lichua. וברוב חילו לא ימלט. הנה, אין אדוני אל יראיו, למייחלים לחסדו, להציל ממוות נפשם ולחיותם ברעב. נפשנו חיכתה לאדוני עזרנו ומגיננו הוא. כי בו ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו, יהי חסדך אדוני עלינו, כאשר יחנו לך. אולטימו סנו די אוג'י, סנו 34. קוסטרטוס a fuggire in un paese ostile è stato riconosciuto e la sua vita dunque era minacciata, era in pericolo e come si salvò di fatto fungendosi pazzo, se vi ricordate come abbiamo studiato nel Navi. E quale ringraziamento appunto per questo scappato pericolo compose questo bellissimo e profondo inno dove i versi sono strutturati alfabeticamente, dunque ad acrostico, per simboleggiare che dobbiamo andare a Hashem con tutte le nostre facoltà e riconoscere che tutto ciò che Hashem ha creato è per il nostro bene. Le David. Beshanoto et ta'amo lifnei Abimelech vayegarshehu vayelach. Avarcha, Aleph. Avarcha et Adonai bechol et tamid tehilato befi. Bet. Badonai titalel nafshi, ishmeu anavim veismach. Gimel. Gadlu l'Adonai iti unlorom ema shmo yachdav. Dalet. Darashti et Adonai ve'anan ומכל מגורותי הצילה. ה. הביטו אליו ונהרו ופניהם על יכפיו. ז. זה אני קרא ואדוני שמע ומכל צרותיו הושיעו. יתר אחת. חונה מלאך אדוני סביב לרעיו. ט. טעמו וראו כי טוב אדוני אשרי הגבר יחסבו. י. יראו את אדוני קדושיו כי אין מחסור לרעיו. י"א, כפירים רשו ורעבו, ודורשי אדוני לא יחסרו חותו. ל. לכוונים שמעו לי,
Adonai alla Metre. Mem. Mi ha'ish hechafetz chaim, ohev yamim lir'ot tov. Risposta, nun. Netzor leshon chamera, usfateha midaber mirma. Dunque domanda, chi è l'uomo che desidera la vita, che ama vedere il benessere per molti giorni? Risposta, trattieni la tua lingua dalla maldicenza e le tue labbra dal dire parole ingannevoli. Allontanati dal male, fa il bene, cerca la pace e perseguila. Surmerà vase tov va che shalom verot feu, lettera Samech, lettera Ain, e ne Adonai el tzadikim ve osnav el shavata. Lettera Pei, Pnei Adonai Beosera, Leachrit Me'eretz Zichram, lettera Tzadik, Tza'aku, Vadonai Shamea, Umikol Tzarotam Hitzilam, lettera Kuf, Karov Adonai Lenishbere Lev, Ve'et Dak'e Ruach Yoshia, Reish, Rabot Ra'ot Tzadik, Mikulam, Yatzilenu Adonai, Shin Sin, Shomer Kol Atzmotav, Achat Mehena Non Nishvara, Tzemotetra Shara'a, Veson e Sadiq Yeshamu, ultimo passuk, Hashem redime l'anima dei servi e non saranno condannati. Confia Hashem. Giorno, concludiamo i salmi del Rebbe della Rabbanì di quest'anno, sia Salmo 122 e 123. E scutare il menach mashach e gena live al colo del colo mostrare dal colo avere un chesre 122 shir hamalot levi samachti beomrim li betagen elech ondota yuraglenu kisharaich Yerushalayim Yerushalayim abnuya keir shekubra la yachdav shesham alu shvatim shifteya edut li Yisrael lodot reshem Adonai kishama yashvu kisot nemishpat kisot levi David shalu shlom Yerushalayim yishlei uavayich yishalom bechenech shalva berminotayich למען אחי ורעי אדמה שלמה נאמרה אלוהים. זכות הייתה תגן עליי ועל כל אוהבי ועל כל ישראל ועל כל אוהבי ועל ישראל. 122 קכ"ג. שיר המעל אליך נשאתי את עניין היושבים בשמיים. הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שיבה אל יד גרתה, כן עיני אל אדוני אלוהים. עד שיכונן. חוננו אדוני, חוננו כי רב שבענו בוז, רבה צבעה לנפשנו, הלעג השננים, הבוז בגיונים. חזק, חזק, חזק וברוך רפואה שלמה מושלמת לאמי רחל בת עזיזה ולכל חולי עמך ישראל, אמן כן יהי רצון, שבת שלום ומבורך, התותה.